Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia di Inglese Vincente e mi occupo di divulgare quella che è la strategia completa per capire e parlare la lingua inglese. Quest'oggi vi parlerò di una cosa abbastanza pessima, ovvero la mia terribile esperienza nelle scuole di lingua, anche nella scuola dell'obbligo italiana, per quanto riguarda ovviamente solamente l'apprendimento della lingua inglese. Okay? Quindi io ovviamente non voglio né parlare male, né giudicare, né dare la mia opinione, semplicemente quello che io voglio fare è analizzare da un punto di vista oggettivo, che non è opinabile, che nessuno può dire a me che sia sbagliato, che perché io analizzerò quelli che sono i fatti, ok? Per quanto riguarda l'apprendimento della lingua inglese, poi la scuola bellissima, serve, è molto educativa, professori bellissimi, fantastici, c'è chi lavora male, c'è chi lavora bene, queste cose qui non mi interessano, io analizzo da un punto di vista oggettivo l'apprendimento della lingua inglese a scuola, ok? Raccontando quella che è la mia personale esperienza. Quindi io sono nato e cresciuto in Italia, in un paesino di 1000 abitanti e ho cominciato come praticamente tutti, a studiare l'inglese a scuola. Il problema del studiare l'inglese a scuola è che l'inglese è una lingua, quindi va trattata come tale, mentre nelle scuole l'inglese viene trattata come una materia scolastica. E questo è già un primo problema. Cioè, questo già è un problema di base. Se già la base è sbagliata, figuratevi poi tutto il resto, ok? Quindi, siccome l'inglese viene trattato come una materia scolastica, come per esempio la storia o la geometria, la matematica, ok? Ma in realtà l'inglese è una cavolo di lingua, tu non mi puoi insegnare seguendo un metodo logico basato per esempio sulla grammatica, la lingua inglese. Non è possibile perché l'inglese è una lingua e quindi bisogna capire qual è il processo di apprendimento per impararla. E sicuramente non si impara attraverso la grammatica. Sto dicendo che la grammatica inglese non sia importante, no, non l'ho mai detto, ma semplicemente la grammatica è una parte del processo di apprendimento. Ma siccome a scuola noi ci devono analizzare in base a dei voti, in base a quanto noi siamo bravi a fare una certa cosa che deve in un certo senso essere comparata con altri studenti, ecco che la grammatica è una cosa logica sulla quale i professori possono dare un giudizio, quindi un voto finale. Ok? Quindi non so, magari questa cosa è un po' confusa, però è così che funziona. Cioè, io conosco qualche regola grammaticale, ok, il mio voto è 5, 6. Tu conosci tutta la grammatica inglese, il tuo voto è 10 e lode. Perfetto, ma poi nella pratica chi è più bravo di chi? Cioè, questo voto, questa cosa è più. Cioè, come si riflette poi nella pratica e nella vita reale? Cioè, questa è sempre stata la mia domanda, questo è stato il mio quesito. Cioè, va bene la grammatica, va bene tutto, ma poi nella pratica chi è più bravo di chi? Come si fa a misurare questa cosa? Cioè, se tu sei fluente in inglese, come si fa a misurare questa cosa? Non può essere misurata, non può essere misurata. Cioè, io posso impararmi a memoria un testo, ma poi nella pratica, parlando con un cliente, facendo un colloquio di lavoro, andando all'estero e parlando su un aereo con la hostess, piuttosto che facendo un viaggio all'estero, chi è più bravo di chi? Vi interesserà sapere che le persone che sono davvero brave, fluenti in inglese, per esempio io sono fluente in inglese, sono bravo in inglese, me la cavo e sono bravo, ok? Cioè, riesco a parlare naturalmente come se fosse l'italiano, la lingua inglese. Io la grammatica, per esempio, non l'ho mai cagata, ok? Quindi le persone che sono brave e fluenti in inglese, una grammatica non l'hanno. Sì, certo, l'abbiamo studiata, ma non come voi pensate, ma non in modo ossessivo e compulsivo studiando mattoni così di libri. Sì, la grammatica serve, ma non è sicuramente la cosa più importante. Non è sicuramente il problema principale delle persone, ok? E quindi questo è già un primo aspetto importante delle scuole, cioè studiare una lingua, un approccio tipo grammaticale, non funziona, non funziona. Funziona a livello scolastico, ma poi nella vita reale è quello che conta. Siete d'accordo con me o no? Cioè, quando voi parlate con un vostro cliente o un collega di lavoro straniero, cioè è lì che si vede quando siete bravi, no in base al voto che avete a scuola, in base alla pagella, in base a quelle cose lì.
Ok, funziona così, mi dispiace, ma è così. Non bisogna mettere emozioni, emozionalità in questa cosa. Bisogna vivere con distacco la parte emozionale di tutto questo, ok? Quindi noi a scuola abbiamo imparato le regole grammaticali, ognuno ha preso il proprio voto, ognuno ha preso la propria pagella. Questa cosa va benissimo, ma poi adesso conta la pratica, ok? Conta la pratica. E questa è la stessa cosa dei certificati, ok? Quindi, per esempio, molte persone mi scrivono, okay, quindi apriamo una parentesi per quanto riguarda i certificati, ok? Molte persone mi scrivono e mandano un messaggio, noi riceviamo diverse email, facciamo diverse chiamate di persone che sono interessate ai nostri corsi di inglese e mi dicono, ciao Mattia, io ho un livello B1, ok? Quindi la mia domanda subito è, ok, dimmi cosa sai fare in inglese? Ok, il tuo livello è un B1, hai un certificato B1, dimmi nella pratica tu cosa sai fare in inglese. E la risposta, 90% dei casi, è non so fare praticamente nulla. E allora il tuo livello non è B1, il tuo livello è nullo. Cioè se tu nella pratica non sai capire l'inglese, perché appunto devi imparare come fare o non hai praticato abbastanza seguendo il metodo giusto, non perché tu non sia capace, attenzione a questa cosa, ok? Quindi tu devi praticare, allenarti, seguire un certo metodo e poi diventi capace in inglese, ok? Quindi se tu adesso hai molta difficoltà a capire l'inglese, non sai spiccicare una parola in inglese, fa fatica a scrivere in inglese, è tutta una cosa confusa, non sai qual è il processo di apprendimento, e beh, il tuo livello non è B1, il tuo livello non esiste in realtà. È un label, quindi è un marchio che dice B1, A1, C2, C3, C4, C5, ma poi alla fine nella pratica sei capace sì o no? Nella pratica lo capisci l'inglese sì o no? Nella pratica riesci a conversare in inglese normalmente sì o no? Cioè questa è la mia domanda. E una domanda di questo tipo non ha una risposta logica, non esiste un modo per misurare questa risposta. Ecco perché imparare l'inglese a scuola non funziona, perché non esiste un modo per misurare una prestazione a livello di inglese. Non esiste un modo, mentre, per esempio nella matematica ci sono 10 problemi di matematica, sono tutti uguali. Io ne faccio giusti 5 e prendo il voto 5, insufficiente, e tu ne fai giusti 10 e quindi prendi il voto 10. Questa è una cosa estremamente misurabile, si può misurare a livello, matematico, a livello numerico, e quindi mi sta bene questa cosa qui, ma nell'inglese non si può misurare questa cosa. Cioè, come si fa a misurare quanto tu sei capace in inglese? Si può misurare solo ed esclusivamente nella pratica. Qualsiasi cosa che si distacchi da questo approccio è sbagliato. È sbagliato. Cioè, tu non puoi misurare il tuo livello di una lingua in base alla grammatica, per lo più scritta. Cioè, ragazzi, la lingua inglese è vasta. Cioè, si compone di diverse cose: comprensione, pronuncia, ascolto, fluidità nel parlare, nel pensare, nel capire, nel tradurre. Cioè, ci sono tantissime cose, ok? E quindi noi ci focalizziamo, per esempio, nei nostri percorsi per quanto riguarda l'aspetto pratico della lingua, perché è solamente quello che conta, soprattutto nei tempi moderni, odierni di adesso, ok? Quindi questa è una cosa che non ho mai accettato, che non mi è mai andata giù, non mi è mai andata giù, e questa cosa l'ho capita quando per esempio ho frequentato un'università a Madrid. Vi faccio un esempio molto chiaro. Le persone che sono, e vi dico già, vi anticipo già una cosa, le persone che sono fluenti in inglese, ok, che padroneggiano bene l'inglese, hanno difficoltà a fare i test, hanno davvero difficoltà nella grammatica. Io, che la mia ragazza è madrelingua inglese, che io parlo tutti i giorni con lei in inglese e riesco a comunicare con la sua famiglia in inglese durante una telefonata, durante una videochiamata, riesco a prenotare un ristorante in inglese, non lo so, vivo anche qui all'estero, vivo qui alle Canarie, in Spagna. Quindi riesco nella pratica a gestire un qualcosa in inglese, anche molto bene, ok? Sono proprio sicuro di me, sono sicuro di me quando parlo, capisco bene e mi faccio capire molto bene, ok? E ho un livello molto invidiabile di inglese. Io ho difficoltà nella grammatica, io ho difficoltà a fare dei test. Cioè, e sono sicuro che esistono tantissime persone che sono brave nella grammatica, che hanno preso dei certificati anche difficili da prendere, ma poi nella realtà hanno un livello di inglese che non è minimamente comparabile al mio. E quindi chi è che ha un livello maggiore? Chi è che è più bravo? Sono più bravo io rispetto agli altri. Eppure magari gli altri hanno un certificato
maggiore, più bello, più riconosciuto, più costoso, più esclusivo rispetto al mio. Sì, però io sono più bravo nella pratica. Se io faccio un colloquio di lavoro, sono sicuro che perlomeno l'inglese non è una mia difficoltà. Cioè, magari tu devi stare lì, devi prepararti un mese prima per fare una conversazione di 10 minuti in inglese. Io no, io non mi devo preparare. Io lo so già fare, ok? Quindi è la pratica, in ultima analisi, la cosa che conta. E questa nella scuola non viene capita, non viene. Anche per questioni comunque di tempo, cioè in una classe di 30 persone, di 30 ragazzi, è difficile dare una valutazione personale di uno di loro. C'è una cosa generale che è la verifica, la prova e il test. Quanti errori hai fatto? Hai fatto 5 errori, ok, io ho fatto 20 errori, va bene, ma poi nella lingua, nella pratica, nella normalità, contano diversi aspetti che sono più importanti, ok? Questa cosa bisogna accettarla. È così, e mi dispiace, questa è una cosa oggettiva che chiunque, qualsiasi persona ha vissuto in prima persona. Ok? Bene. Quindi è così, non voglio avere opinioni e avere riscontri con nessuna persona perché è così che funziona. Mi dispiace, ok? E questo appunto, questa cosa l'ho capita quando frequentavo l'università a Madrid. Perché? Perché nelle lezioni di inglese, ok? Io avevo un livello molto. Non come quello di adesso, ovviamente, però io me la cavavo molto bene in inglese, ok? Diciamo che il mio problema era la pronuncia, ma sicuramente già parlavo in un modo molto fluente l'inglese. E i miei compagni di corso, loro avevano un livello di inglese che faceva schifo. Cioè io già parlavo bene, per esempio, con Nif, che era la mia ragazza. Cioè io parlavo bene con la mia ragazza madrelingua inglese, se no come facevo a stare con una ragazza madrelingua inglese senza parlare l'inglese? Non sarebbe stato possibile. Quindi il mio livello era già importante. I miei compagni di corso avevano un livello di inglese che faceva schifo, faceva proprio cagare, davvero, scusate la parolaccia, però faceva proprio schifo. Avevano un livello di... E nei test, negli esami, loro prendevano un punteggio maggiore del mio. E io mi incavolavo ogni volta, dico, ma come cavolo è possibile? E andavo lì dal professore e dicevo, ma come fanno, come... Cioè, anche tu lo sai. Cioè, stiamo parlando da persona a persona adulta, che tu che sei un professore all'università, tu sai che il mio livello di inglese è più alto rispetto degli altri. Eppure in un esame ho preso un voto minore rispetto agli altri. Come cavolo è possibile questa cosa? È perché stiamo misurando questa cosa, stiamo misurando l'inglese in un modo completamente sbagliato, sbagliatissimo, ok? E bisogna accettarlo per così com'è, ok? E a me questa cosa ha dato molto fastidio, ma è una cosa normale, ok? Cioè, io sono molto aperto, nel senso che se io, se c'è, come ho detto prima, se c'è un esame di matematica e io faccio 5 errori e tu fai un errore, tu sei più bravo di me, sei stato più bravo di me in matematica, va benissimo, non c'è nulla di male, cioè che cavolo me ne frega, va benissimo, tu sei più bravo di me in matematica, io sono più bravo di te in inglese, va bene, ok, non c'è nulla di male, ma se io sono più bravo di te in inglese e in un esame prendo un voto minore del tuo, in un modo ingiustificato, in un modo che io e il professore sappiamo di questa cosa, a me questa cosa fa tirare le balle in un modo incredibile, ok? E va bene, va benissimo, ok? Non c'è nulla di male. E un'altra cosa molto importante che vi dico, poi chiudo il video per raccontare quelle che sono le mie terribili esperienze, ok? È questa cosa, ovvero è che ho capito, cioè quando io faccio dei video, quando io spiego qualcosa anche nei video gratuiti su YouTube, soprattutto nei video, nelle lezioni che sono il nostro corso di inglese, trovate sempre il link in descrizione per acquistare, per accedere al nostro master pack, che è il nostro corso di inglese principale. Quando io appunto spiego qualcosa è perché dietro c'è un'esperienza che poche persone hanno, ok? Vi faccio un esempio che conferma perché l'ascolto è la cosa più importante. Davvero, per favore, state bene attenti a questa parte perché vi può davvero cambiare la vita, perlomeno capite qual è il concetto. Perché l'ascolto è la cosa più importante? Quando io andavo a Madrid durante le lezioni di inglese in università a Madrid, siccome il professore era madrelingua spagnolo e spiegava l'inglese parlando in spagnolo nella maggior parte del tempo, io durante le lezioni di inglese ho imparato lo spagnolo, non ho imparato l'inglese. Perché? Perché in quell'ora io ascoltavo più spagnolo rispetto all'inglese. E quindi non importa ciò che state ascoltando, l'importante è che lo ascoltiate nella lingua che volete imparare. E da qui che deriva il fatto che
che l'ascolto sia la cosa più importante. Perché se io vi spiego l'inglese parlando in italiano, questa cosa è sbagliata perché voi state imparando l'italiano perché state ascoltando l'italiano rispetto all'inglese. Quindi se voi volete imparare l'inglese, capire l'inglese, parlare l'inglese, voi dovete ascoltare l'inglese, non dovete ascoltare un insegnante italiano che vi spiega in italiano la lingua inglese. Ok? Quindi, per esempio, nel nostro corso le lezioni in inglese sono state fatte dalla English Coach madrelingua inglese. Infatti, le nostre lezioni funzionano molto bene. Ok? E io vi spiego in italiano quello che è il metodo. Cioè, io in italiano vi spiego il metodo, vi dico, guarda, tu vuoi imparare l'inglese, ok, svegliati fuori, devi fare questo, questo, questo. E te lo spiego in italiano, così non ci sono incomprensioni. Ok? Poi, nelle lezioni in inglese, tu devi. Poi, nelle lezioni in inglese, tu devi capire l'inglese, devi stare a contatto con la lingua inglese per tutto il tempo. Ok? È così che funziona l'apprendimento di una lingua. E io l'ho vissuto in prima persona andando in università e capendo durante le lezioni di inglese, siccome il professore parlava in spagnolo, io ho imparato lo spagnolo rispetto all'inglese, per esempio. Okay? Quindi questo era semplicemente un esempio molto significativo che vi fa capire, se avete un minimo di cervello, perché l'ascolto è la cosa più importante in inglese. Comunque è la prima cosa da fare per assorbire vocaboli, capire come vengono costruite le frasi e una serie di cose che appunto spiego all'interno del nostro corso che si chiama Masterpack. Siccome adesso sono un po' stanco, io ho parlato per 16 minuti, adesso comincia a girarmi la testa, io finisco di bere il mio caffè, ok, in questa bellissima tazzina trasparente, ok? E appunto fate riferimento alla descrizione di questo video e noi ci sentiamo al nostro prossimo appuntamento qui sul canale di YouTube o sulla nostra pagina Facebook. Quindi ragazzi, vi mando un saluto, vi mando un abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!